Buongiorno Daido, oggi parliamo di security, ma proprio del primissimo livello, cioè quella relativa agli utenti, alle credenziali di accesso, le password, che spesso è uno dei principali buchi di sicurezza che poi portano ad accessi indesiderati. Qual è la combinazione? 1, 2, 3, 4, 5, signore! 1, 2, 3, 4, 5! Sì, signore! Sorprendente! È la stessa combinazione della mia valigia! E prendiamo come spunto un annuncio di 1Password, sapete il servizio che fa da password manager e storage in cloud, forse uno dei più noti assieme a LastPass. 1Password, appunto, ieri ha pubblicato un post sul blog ufficiale dove parla del futuro della gestione delle password e annuncia che nella prima parte del 2023 1Password supporterà le passkeys, che è un'autenticazione completamente priva di password. Facciamo un passo indietro e vediamo cosa sono e dove nascono le passkeys. L'autenticazione senza password nasce in un consorzio fondato nel 2012, la Fido Alliance, fondato da PayPal, Lenovo e altri, con lo specifico intento di lavorare sui protocolli di autenticazione passwordless. Nel 2013 al consorzio si aggiungono Google, Yubico e NXP, che sono produttori di device per l'autenticazione a due fattori, che è di fatto un'autenticazione passwordless. Nel 2014 PayPal collabora con Samsung per lanciare il primo servizio di autenticazione Fido sui Samsung Galaxy S5 tramite le impronte digitali per pagare via PayPal, appunto. E subito dopo viene pubblicata la versione 1.0 del framework Fido UAF e del protocollo Second Factor, appunto Fido U2F. A quel punto iniziano ad arrivare device e servizi basati su Fido e si diffonde la pratica dell'autenticazione a due fattori, spinta anche dal supporto di Microsoft in Windows 10. Nel 2016 il V3C lancia la proposta di collaborare con Fido alla definizione di uno standard di Web API basate su Fido 2 per l'autenticazione passwordless via web. E nel 2018 lo standard Web Authentication o WebAuthn raggiunge lo stato di Candidate Recommendation e nel 2019 diventa uno standard ufficiale. Nel 2020 a Fido si unisce anche Apple e oggi l'autenticazione di Face ID e Touch ID è basata proprio sul protocollo Fido. Questa era un po' la storia dell'autenticazione passwordless, quindi abbiamo un consorzio di aziende che è Fido Alliance, un protocollo per l'autenticazione passwordless che si chiama sempre Fido, e una Web API standard sviluppata dal V3C con la Fido Alliance che si chiama WebAuthn o Web Authentication. Le passkeys si basano proprio su WebAuthn, che usa la crittografia a chiave pubblica per verificare che chi sta facendo il login sia effettivamente chi dice di essere. Quindi potete pensare alle passkeys come a qualcosa che l'utente possiede, che può essere un telefono, un device apposito o un software come appunto 1Password, in combinazione con qualcosa che l'utente è, come l'impronta digitale oppure la sua faccia. La passkey è la combinazione della chiave pubblica, che viene mandata al server e rimane associata a quell'utente, e la chiave privata, che è generata dal device in possesso dell'utente, viene generata localmente, offline, e non viene mai condivisa, poi viene salvata dall'autenticatore e messo al sicuro. Quindi ogni volta che vi loggate con una passkey, il server genera una challenge con la vostra chiave pubblica e il vostro device la riceve, la firma con la chiave privata e poi rimanda al server la signature completa. Il server la verifica con la sua chiave pubblica e buon fine, siete autenticati. 1Password, quindi, per tornare alla nostra news, ha joinato la Fido Alliance e sta lavorando per integrare le passkeys nella sua app di password manager, prevedendo quindi che le password tradizionali saranno sempre meno usate e quindi si fa trovare pronta per questo futuro. Peraltro il 3 novembre aveva annunciato l'acquisizione di Passage, che è un'azienda che si occupa specificamente di autenticazione passwordless, quindi proprio punta chiaramente in quella direzione. Vi lascio un po' di link per approfondire, soprattutto WebAuthn, che è uno standard che ormai deve entrare nel bagaglio di conoscenze di ogni sviluppatore web, peraltro è supportato da Auth0 e anche da altri servizi, quindi intanto se non lo conoscevate ora sapete a grandi linee che cos'è, e poi vi consiglio di leggervi appunto qualcosa per andare un po' più a fondo, perché qui si parla di standard di mercato e bisogna restare al passo. In chiusura, perché vogliamo chiudere la settimana senza una brutta notizia? Non credo. La brutta notizia è che il sito Have I Been Pwned è stato pwned. Sapete che
E VibingPond è un sito dove inserite le vostre email e lui vi dice se fanno parte di leak noti intercettati negli ultimi mesi e vi avvisa quando una di queste compare da qualche parte, così potete andare a cambiare appunto la password. Bene, ora si scopre che proprio questa piattaforma è stata vittima di un attacco e apparentemente il suo intero database di email è ora a disposizione dei criminali maledetti. C'è una richiesta di riscatto in Bitcoin, ovviamente, e se non viene pagato entro 72 ore tutto verrà reso pubblico, eccetera. Il team di hacker criminali che ha rivendicato l'attacco si chiama Team Montesano, perché boh, e pare sia collegato al gruppo Lapsus, che in realtà sembrava sparito e invece riciccia fuori. Comunque ricordiamo che VibingPond possiede soltanto un elenco di email non associate a utenti, quindi diciamo che l'impatto del breach è relativo, ma tant'è, volevo rovinarvi il weekend. Ed era tutto per la puntatona dedicata alla security, passate un buon weekend in sicurezza e noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao!